traffico a rilento e code questa mattina a Como. Come annunciato, è scattato il senso unico in salita in via Ninovizio, dove sono ripartiti i lavori. Inevitabili le conseguenze sulla viabilità, anche se la circolazione non è andata in tilt, grazie da un lato all'utilizzo dei percorsi alternativi consigliati e dall'altro indubbiamente dal numero minore di veicoli in circolazione. Il senso unico è scattato in via Bixio alle 6 di questa mattina, dopo la chiusura totale della strada durante la notte dalle 20:30 di ieri sera, una situazione che si ripeterà fino a sabato, come annunciato ieri da Palazzo Cernezzi. I disagi maggiori si sono registrati nelle vie Bellinzona e Borgovico, con i veicoli che procedevano a passo d'uomo e il traffico in parte bloccato nell'ora di punta. Traffico molto intenso, con incolonnamenti costanti anche in via Grandi, anche se il caos in questo caso potrebbe non essere legato alla chiusura di via Bixio. Questa fase dei lavori, chiusura totale notturna e senso unico durante il giorno, proseguirà da oggi fino al 28 luglio. Dal 30 luglio scatterà invece la fase dei lavori gestiti dal comune per riasfaltare la strada. In questo caso fino al 5 agosto è prevista la chiusura totale, solo nella fascia notturna dalle 20:30 alle 6. Spostandosi dal capoluogo lariano, sta creando problemi al traffico anche un cantiere a Laglio sulla Regina. In quel tratto della statale del lago si stanno registrando lunghe code.